Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, grazie al vostro aiuto siamo arrivati a 1000 iscritti su YouTube. E io per ringraziarvi oggi vi posterò un nuovo video, il video del ringraziamento con un nuovo prodotto, la crema a base di cera di api. Grazie ancora da Baffo Kid, a presto! Benvenuti nel canale di Baffo Kid. Oggi ho in mente molte cose, però non so cosa fare perché questa cera, la cera che io ho fatto delle api, la cera, perché la devo dare per rifare gli altri telai? No, la devo adoperare io la devo adoperare. E allora, le candele le abbiamo fatte. Gufetto, porta fortuna, anzi me lo metto qui. Il burro cacao che vi ho postato già nel video, quindi come si fa? Lo trovate nei miei video. Eccolo qua, favoloso, favoloso e favoloso. E allora oggi vi propongo la crema alla cera di api. Eccola, la vedete? La crema alla cera di api. Questa l'ho fatta già parecchio tempo fa. L'ho fatta per mia moglie che se la mette da tutte le parti. Da tutto il corpo, una crema solida, eccola qua, ne ho presa un po' troppa. Vedete? Non unge, non unge, bella profumata, è buona anche per la faccia e per tutto il corpo. È buona anche come dopo barba, vi lascia una pelle liscia e non oliata. È veramente eccezionale. E io, siccome che l'ho provata, è eccezionale. Oggi voglio condividere con voi il video di come viene fatta e chi c'ha la cera sono contento che la farete, la proverete e la adopererete perché è fantastica. E per fare un litro di crema non è che ci voglia tanta cera, ce ne vuole un etto di cera. Un etto di cera, olio di oliva extravergine di oliva e noi usiamo quello del contadino. Poi usiamo acqua di rosa che purifica la pelle, la camomilla e qualche olio essenziale per dare l'odore alla nostra crema, perché sennò l'odore di olio un po' disgusta. E noi usiamo la calendula come olio essenziale e la lavanda. Poi metteremo l'estratto di semi di lampone che ne va nella soluzione di 5 per 1000, che è come antiossidante, perché essendo fatta la crema con olio, anche se vegetale, potrebbe nel tempo rovinarsi. E mentre l'estratto di semi di pompelmo è un ottimo antiossidante. Io mi auguro che questo procedimento con gli ingredienti vi piacerà e continuate a seguirmi e a mettere i like con i vostri commenti. E a tutto il popolo di Baffo Kid vi dono il mio procedimento della crema alle cera di api. A dopo! Allora, amici, ecco qui con il procedimento per fare la nostra cremina. Mi scuso, ma purtroppo ho in testa sempre il lampone, ma l'estratto di semi di pompelmo è colui che ha gli effetti antiossidanti. Quindi, se tante volte mi esce fuori con altre tipologie, è pompelmo, ok? Allora, adesso nella nostra pentola messa a bagnomaria andiamo a mettere 600 ml di olio extravergine di oliva. Nel frattempo accendiamo l'acqua. Non si accende. Ecco qua. Abbiamo acceso. Mettiamo
i nostri 100 grammi di cera che io già a bagnomaria ho scaldato, squagliato. Vedete all'interno come si risolidifica, perché ancora trova l'olio che è freddo. E adesso, quando che sarà andata in temperatura, che la cera si è risciolta insieme all'olio, andiamo a mettere la nostra camomilla, i 400 ml di camomilla e acqua di rose. Che io faccio l'acqua di rose, faccio l'infusione con acqua e petali di rosa, e dopo la dopro ci faccio anche la camomilla dentro. Quindi questa qui è acqua di rose 400 ml con camomilla. Allora, la nostra cera a bagnomaria si è sciolta insieme all'olio, fa vedere qui dentro che è tutta una miscela. Adesso andremo a mettere la nostra camomilla che ho riportato in temperatura. Nel frattempo ho spento il gas e con il nostro mini mixer a emulsionare. Dopo una prima emulsione mettiamo la pentola all'interno con, aspetta che scotta, ho messo l'acqua fredda all'interno della vaschetta, così si raffredda un pochettino e continuiamo. Guardate qui come, vedete? Come si comincia ad addensare, vedete? La nostra crema, adesso la mettiamo qui dentro a questa ciotola. Ancora non è bene montata, eh? Andiamo a mettere i nostri 5 ml di estratto di semi di pompelmo. Cinque già li avevo preparati, 2,5. Questo è importante, eh? Ecco qua, 2,5. A posto. Ci mettiamo un po' di gocce di lavanda. Un po' di calendula, qualche goccia queste vi regolate poi con l'aroma che vi piace di più a voi, ma adesso proviamo così e poi dopo in casa aggiungiamo l'acqua. Ecco, l'abbiamo messo dentro la planetaria per fargli fare l'ultima montatura e sentire poi anche l'odore come sta. Ecco qua, la nostra crema è pronta, possiamo spengere. E andiamo
a metterla nei nostri barattolini. Allora, innanzitutto la nostra crema che è venuta fuori, eccola qua, ve la faccio vedere, biologica, pure buona. E adesso la mettiamo dentro i nostri barattolini. Barattolini da 50 grammi. Per mandare via bene l'aria. Abbiamo il copri vasetto. Ecco qua. E la crema è pronta. Se vi è piaciuto il video, e penso di sì, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like e andiamo tutti con il popolo di Baffo Kid e andiamo!